Beh, io giravo per il mondo. E dove c'è questo triangolino molto molto simpatico? Che sarebbe questa mega montagna. Questa è una montagna amata da tutti gli esploratori. A parte questo, che non dovrebbe esserci. Nel senso, questa è una generazione farlocca. Sì, vieni qui. Perfetto. Questo posto è un paradiso. Mori, mori, morici, morici, morici male, morici male. Come stavo per dire prima che mi uccidessero, questo posto è am amato da tutti. Io cerco di mettere più torce possibili, perché oltre alle innumerevoli ceste, poison, devo mettere torce, poi ve ne parlo. Mi uccideranno. E che cavolo. Ok, tu muori. Tu sei uno spara slime, infatti droppa slime, signori, quindi la capite la cosa, è molto molto facile. Devo rompere gli spawner. Perfetto. Non ho altre torce. Sono ancora in cheat, posso darmele? Ok. Ok. Bene. Sto torciando abbastanza, signori. E mi avvelenano. Giusto. Che cosa? Perché non dovresti esserci tu nel bordo del mo? Voi siete insopportabili, ma proprio. Non insopportabili, di più. Bisogna mettere torce, signori, tante tante torce qui. Questo posto ne ho visti davvero pochi a farlo in survival. Tutti tendono. Oh. Oh, Ironwood sarà il nostro prossimo. Fantasmi? Quello è uno spawner di fantasmi. Probabilmente l'avete già visto da qualche parte. Probabilmente l'avete già visti da qualche parte i fantasmi. Si trovano di solito nelle parti alte. Io ora non scaverò perché non mi servono. Le particelle sono impazzite. Fuoco. Ok, tanto qua rompiamo. Ah, lava, ok. Sono pieno. Va bene, noi continuiamo a esplorare. Voi, se riuscite a vedere un po' com'è sto posto, perché è molto interessante a mio parere. Dai. Perfetto. 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 Non ho mai visto così tante ceste, signori. Ule. Creeper, puoi anche morire. Grazie, amico.
Che cavolo è? Bene. Comunque, signori, io spero che questo posto vi piaccia. Tu sei un cappello rosso. Quanta cavolo di vita è? Non mi pare ci sia un achievement di uccidere qualcuno qui. Che io mi ricordi, no. Quanti siete? Perfetto. Mettiamo ancora un po' di torce. Stupidi. Mob. Vediamo cos'altro c'è qui. Una bella chest con un diamante, signori. Adoro questo posto. Torce, torce, torce. Questo è il rumore di quel cappellino rosso. Credo di aver torciato abbastanza. Tu, cappellino rosso, mi dai un piccone. Twilight Ward. Questo è un fantasma bellissimo. Vieni qui. Voglio ucciderti. Esatto, signori. Questi ci daranno fastidio. Uccidendo quel fantasma, I see right through you. Cioè, posso vedere attraverso di te. Oh, I'm worn sin. Oh, che fico. Quindi, signori, questo posto è comodo molto anche per... per quell'achievement. Basta uccidere uno di questi che droppano glowstone. E otterremo questo achievement. Dov'è questo? No, Backstopper. No, Red Cap. Eccolo qua. I see right through you. Vedo attraverso di te. Questo è Large Hollow Hill. Sì, quello che abbiamo visto l'ultima volta, dove abbiamo ucciso l'ultima volta, un paio di volte fa, il cappellino rosso, era questa caverna, versione piccola. Questa è la versione grande, ci sono di tre versioni, ovviamente. Questa è vuota di chest. Applaudi. Grazie, amico. Questa è la versione grossa, infatti dalla mappa, come potete vedere, non c'è un puntino, ma c'è una piramide gigante. Molto interessante. Va bene, noi abbiamo visto questo posto dove ci sono tutti i minerali che volete. Passiamo a un altro pezzo della Twilight. Prima di passare a quello, dove ovviamente farò spawn point, io vi ricordo, potete insultarmi sui cheat, ma non uso cheat per cheatare, ma perché... Voglio farvi vedere tutto. Vi farò vedere queste cose qua. Il Moonworm, la regina dei vermi. Tanto mi prendo anche questa lana qua colorata. Perché mi serve la lana? Come far vedere che c'è tutte le lane qua in giro per il mondo. E questo magnete. Tengo premuto il magnete. E voilà. Sì, questo è un errore mio. Mollo. Da qualche parte. Boom. Lui si consuma una durabilità e... non fa altro che... se portare in superficie i minerali.
ha una durabilità molto molto bassa, ma io ne ho trovate un mucchio, quindi uno lo tengo, giusto perché da tenere. Gli altri li butto, per esempio il fatto che non mi servono, però comunque far vedere che tenere premuto, non sempre come vedete, e boom, grazie per la tua mano. Tu vuoi che colore date? Marrone, che ne ho un mucchio. L'altro è questo, Moonworm Queen. Teniamo premuto come una spada, come un arco. Quando inizia a lampeggiare, noi molliamo. Paf! Spara questi insetti che, come potete vedere, fanno luce. Sì, ha una durabilità molto molto lunga, ma si ricarica comunque con Torchberry. Questi qui, che si trovano tranquillamente per il mondo. Nessun problema. Io metto tutto dentro. Questo vecchio lo butto, non mi interessa. E passiamo a questo. Questo è un labirinto. Molto molto bello. Scusate, vediamo un po'. Esatto. Non si vede attraverso lo stesso, anche se gli alberi sono trasparenti. E nel caso in cui voi vogliate bypassare questa cosa, ta-da! Spine. Però se gli è data addosso no. Ha quattro ingressi, quattro uscite, chiamatele come volete, ed è un labirinto. Perché ci andiamo? Perché c'è un achievement che dice questo. Uccidi un ragno in Edge Maze, che è questo posto qui. Qua ci sono delle lucciole. Molto carino. Questa è Edge. Solo romperlo, oh, solo cercando di rompere subiamo danno, quindi è molto molto, oh cavolo, sì, mori mori, grazie amico, perfetto, un arco, c'è niente che ci interessa. Però visto che qua di fianco c'è un altro. Perfetto. Una zuppa di funghi che non ci interessa, ma va bene. Serve un ragno, signori. Avete visto un ragno? Ho visto un ragno. Me lo sono immaginato. Neloni, ma non c'è granché. È un labirinto, un vero e proprio labirinto. E forse la cosa più difficile qua è trovare un ragno. Io mi sto perdendo. Ok. Troverò qualcosa, un ragno, eh? Per forza, te ne ho sentito un lupo. Non mi pare che ci sia una mappa di sto labirinto, quindi ve lo dovete fare tutte le volte. Non posso neanche citare dicendo rompendo blocchi perché, come potete vedere e come avete visto, si subisce danno se rompiamo qualche blocco. Tu, lupetto, da dove arrivi? Io voglio quell'achievement, quindi farò di tutto per averlo. Ah no, sono entrato di là, lì c'è il mio verme. Che non vi ho fatto vedere, ma questi vermi, a parte con un colpo si rompono, vedete? Si muovono. Molto molto bello per decorare casa magari, però è affascinante come cosa. Perdersi non è difficile qua dentro. Problema è che trovo sempre l'uscita. Quindi farò una cosa che non dovrei fare, magari. Però voglio quell'achievement, quindi. Ora mi dici che tipi di spider ci sono? Swarm spider.
Non posso, quindi attiverò i trucchi. Per il semplice fatto che voglio far vedere com'è. Semplice solo per questo. Voilà. È un piccolo ragnetto, quindi si può trovare in giro per questo maze, questo labirinto. Come vedete, però, ce n'è un altro là sopra, quindi non è proprio rarissimo. E otteniamo, come vedete dalla chat, Bug Stomper. Ovvero, questo achievement qua. Ci manca solo questo. Oh, carino. Va bene, signori, questo è tutto per l'esplorazione della Twilight. A telecamere spente otterrò questo. E prossimo passo è questo. Un mini boss. Già. Un mini boss. Molto molto semplice. Sottovalutato forse? Non lo so, sopravvalutato. Boh. E si trova in basso sotto i tralicci. Vedete i tralicci? In basso ci sono quelle specie di stalattiti o stalagmiti, non so il nome. Vabbè, comunque, che calano dall'alto. Tipo di pietre, sotto al lice dove ho il puntatore. Quello è il nostro obiettivo, quindi io a telecamera spenta arriverò là e ci vediamo al prossimo video. Sì, sto cheatando forse un po' troppo, almeno a telecamere aperte sto cheatando, ma lo farò vedere presto. Tanto questo è un altro bioma. E io voglio quelle cose lì. Vediamo un po' di questo. Veniamo da qui. Qui non c'è niente. Voi penserete che sotto ci sono delle qualcosa, non c'è niente. Parola mia, non c'è niente. Questo è il posto delle fate. Dove ci sono queste cose qua? Molto belle. Che mi raccoglierò se ne trovo ancora. No, mi sono già stufato. Ci vediamo al prossimo video con il prossimo dungeon. Quindi, a parte di tutto, un saluto dalla Loyal Club. La Twilight Forest vi aspetta. Continuo a ribadire che non è un survival, ma è una guida. Quindi, bye bye. Pecore.